Caprarese termina 3-1 per lo Spoltore che batte un coriaceo miglianico. Gara ricca di contenuti tecnici e di azioni da rete da una parte e dall'altra, che certamente non hanno annoiato i tanti presenti sulle tribune dell'impianto spoltorese. Ma partiamo subito con le immagini montate da Marco Maselli. La prima azione da rete al terzo minuto con Ranieri che manca l'appuntamento con la rete su invito di Grassi. Ci prova nuovamente lo Spoltore al sesto minuto con Di Pentima, ma la sua conclusione viene respinta da Ferrara. La gara si sblocca al 21esimo minuto. Nuovo strappa la palla dai piedi di Battista e serve Grassi. Il numero 7 pennella per Dintino che con un destro chirurgico batte il numero 1 ospite. Il miglianico non ci sta e risponde con Morelli al 25esimo minuto, ma De Torre risponde. Passano appena 60 secondi e Di Donato sfiora il pareggio con questo colpo di testa che termina sul fondo. Alla mezz'ora nuovamente protagonista De Torre su Polisena. 36esimo minuto, cross di Mennillo per Di Moia che da buona posizione manda fuori. Il miglianico ottiene il pareggio al 41esimo. Parte tutto da un calcio d'angolo spoltorese, contropiede micidiale degli ospiti e Zanetti a terra Polisena. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Si incarica della battuta Battista. Il suo tiro viene respinto da De Torre, ma il numero 8 ribadisce in rete. 1-1. Al 43esimo lo Spoltore si riporta avanti con Grassi, ma il direttore di gara vanifica tutto per una posizione irregolare dello stesso attaccante. Si va così negli spogliatoi in perfetta parità. Nella ripresa parte forte lo Spoltore, doppia occasione dalla rete al secondo minuto e al quarto, sempre su azione di calcio d'angolo battuto da Di Pentima. Ma prima Grassi e successivamente Sichetti mandano sul fondo. E allora al decimo minuto ci prova Grassi dalla distanza, ma la palla termina a lato. Passano 3 minuti e lo Spoltore ritrova il vantaggio. Protagonista ancora una volta Grassi che semina lo scompiglio nell'area di rigore ospite. E alla fine è Martelli a mettere nella propria rete. Lo Spoltore prova a chiuderla con Sborgia al 17esimo, fuori. Al 24esimo arriva il tris, nuovamente su una autorete. Questa volta è Battista a mettere alle spalle di Ferrara su azione di calcio d'angolo. Passano 2 minuti e ci prova Ranieri, palla sul fondo. E allora al 32esimo Titi Sanz prova la magia da posizione impossibile. Il suo pallonetto finisce fuori. 34esimo, siluro di Di Pentima che dà l'illusione della rete. 36esimo, ci prova Polisena, De Torre blocca senza problemi. 40esimo, Ranieri difende con i denti la palla tra due avversari e serve Titi Sanz che manca il poker. E allo scadere ci prova Di Muzio, ma la palla termina sul fondo. Termina così con la vittoria dello Spoltore per 3-1. Donato Ronci, seconda vittoria consecutiva. Il periodo bui di risultati sembra essere alle spalle finalmente. Oggi era importante vincere per dare continuità alla vittoria di domenica, vittoria importante a Città Sant'Angelo, quindi oggi dovevamo assolutamente vincere. Avevamo qualche problema di formazione a livello di squalifiche, però veramente i ragazzi hanno fatto una gran partita. Peccato per quell'errore non scadere il primo tempo, perché non possiamo compromettere prestazioni come quella, che abbiamo fatto un primo tempo di qualità. Abbiamo gestito con grande personalità il pallone, abbiamo creato diverse occasioni e alla fine c'è stata questa disattenzione su un rinvio del portiere per un calcio d'angolo a favore nostro. Siamo stati veramente, come la seconda volta che succede, già era successo col Capistrello, e ci siamo fatti gol da soli, quindi questa è una cosa che non deve più accadere, perché sennò si compromettono le prestazioni. Poi il secondo tempo la squadra ha giocato ancora con grande personalità, ha voluto la vittoria e credo che l'abbia meritata. Benissimo, grazie mille. Mister, un buon primo tempo, eravate riusciti anche a rimettere in sesto la partita, poi nella ripresa 2 autogol sfortunati vi hanno condannati.
Vedrete le immagini e poi giudicate voi. Come dico ogni settimana, e mi tocca ridirlo, gli episodi spostano l'andamento della partita e anche oggi ce l'hanno spostata a nostro sfavore. Ecco, nonostante le tantissime assenze, ben 7 assenze tra squalifiche e infortuni, comunque lei, la sua squadra ha giocato un'ottima gara. Beh, di fronte avevamo comunque una signora squadra che, come i numeri della classifica dicono, dimostrano di esserlo. Noi la nostra partita l'abbiamo fatta, però dopo, quando succedono questi imprevisti, niente, siamo qui a un'altra volta a raccontare di una partita che non abbiamo vinto, non abbiamo pareggiato e niente, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo sin da domenica.